Tanti volti nuovi e qualche riconferma, il greco Quater nasce sotto la pesante spada di Damocle di una situazione finanziaria al limite del baratro, ma stamattina per i nuovi assessori è tempo solo di sorrisi e di dichiarazioni speranzose. È il consigliere Salvatore Incardona, neo assessore all'istruzione, allo sport, turismo e spettacolo, ad arrivare per primo a Palazzo di Città, accompagnato dal fratello e dalla sorella. Per Incardona la nomina assessoriale arriva in una data particolare, il compleanno del padre Nando, storico dirigente comunale, scomparso nel 2019. Un motivo di emozione in più per Incardona al suo debutto assoluto in giunta. Oggi è una giornata veramente importante, per me è il compleanno di mio padre, ringrazio il sindaco per le deleghe che mi ha affidato e che sì, già me l'aspettavo, con in più anche l'agricoltura, un settore che veramente va attenzionato anche per quanto riguarda lo sviluppo della nostra città, che è sì a vocazione industriale, lo è stata, ma è comunque una città che merita anche la vocazione agricola. Che dire, l'emozione è tanta, ma la voglia di lavorare tantissimo, quindi sono certo che con gli altri ragazzi, ecco, li chiamo così perché è proprio una giunta giovane, fresh, sono certo che faremo veramente un ottimo lavoro. Subito dopo arrivano anche l'autonomista Ugo Costa con il suo gruppo al seguito e la sorpresa di giornata, l'architetto Paolo Marchigiana, già city manager per Open Fiber, a cui vanno le deleghe dell'urbanistica e del territorio. Marchigiana entra come tecnico, anche se molti lo danno vicino ai cuffariani della nuova DC. Il sindaco mi ha chiamato come tecnico, lo devo ringraziare per la fiducia riposta nei miei confronti. Sicuramente, come hai detto tu, è un incarico molto impegnativo. C'è da lavorare in sinergia col sindaco, con i colleghi della giunta, con i consiglieri, ma soprattutto con i funzionari tecnici e dirigenti. Con loro si dovrà fare una programmazione in modo da raggiungere gli obiettivi e dare risposte alla cittadinanza. Per Costa invece la seconda esperienza ai servizi sociali dopo quella del 2010 con la giunta Fasulo, anche allora rappresentava l'MPA. Lo faccio con spirito di servizio, vedremo di affrontare quelle che sono le problematiche legate ai servizi sociali e alle politiche giovanili, lo faremo con tutto quello che è il terzo settore e il mondo dell'associazionismo che ruota attorno ai servizi sociali, vedremo di trovare delle soluzioni anche dal punto di vista europeo legate poi ai finanziamenti che attorno a questo settore girano e vedremo di poter dare un impulso. Chiaramente è un momento difficile, lo affronteremo con spirito di servizio. Arriva da sola qualche minuto dopo la neo vice sindaco Mariangela Faraci, carica che avrebbe conquistato battendo sul filo di lana la concorrenza della rientrante Romina Morselli, data per numero 2 della giunta sino a ieri sera. Fari puntati sulla Faraci per il settore che le è stato assegnato, quello delicatissimo del bilancio. È un settore molto delicato, è un compito difficile che mi auguro di poter affrontare al meglio. Sono fiduciosa perché ci sono tante professionalità in campo per trovare una soluzione che porti il nostro comune a rinascere e a vivere, a portare avanti tutto nella massima serenità, e quindi mi adopererò al massimo per poter raggiungere questo obiettivo e questo risultato. Tra le esordienti di oggi anche Francesca Caruso, anche per lei un settore delicatissimo da gestire, quello dello sviluppo economico con diversi progetti da far partire. Abbiamo tanto in campo e non possiamo perdere questa opportunità e questa occasione. Faremo di tutto affinché tutto ciò che è già in essere non vada perso. Il lavoro fatto in passato non deve essere vanificato. Non appena prenderò le carte e tutto quanto, faremo una programmazione per far sì che tutto ciò possa essere raggiungibile nel più breve tempo possibile.